Oltre 500 figuranti tra i bambini della scuola Petronelli di Trani, i loro insegnanti e qualche genitore hanno dato vita alla rappresentazione della Natività, un momento di gioia collettiva dopo 2 anni di restrizioni. Ascoltiamo la dirigente Giuseppina Tota e il parroco della parrocchia Angeli Custodi, Don Enzo De Ceglie. Abbiamo avuto 2 anni e mezzo di stop, quindi tutti i bambini, le famiglie aspettavano con ansia di poter condividere questo momento. Un momento di semplicità, ma di grande condivisione e di gioia. Un afflato veramente che raccoglie tutti, dai più piccoli ai più grandi. Un segno nel quartiere, ma non solo. Un momento in cui la scuola, il territorio, le famiglie si trovano insieme in un momento veramente di gioia. Noi siamo partiti dall'idea del dono, infatti troverete all'inizio proprio San Nicola di Bari, no? Quindi l'idea del dono e entrando si troveranno anche i folletti, sono i bambini più piccoli che giocheranno proprio con alcuni pacchi dono. Il dono, quello vero, è quello veramente dell'amore, gratuito. E quindi ripercorrendo poi, uscendo attraverso il giardino della scuola, si troveranno tante scene che riguardano proprio la vita, insomma, di quel periodo, il periodo della nascita di Cristo, ma rivissuti in un certo modo con i bambini, e il tutto termina non solo con la grotta, ovviamente con la natività, ma anche con un certo quadro particolarissimo delle Befane. Buonasera, buonasera, volete la frutta della Giudea? Qui siamo nel territorio della parrocchia degli Angeli Custodi ed è bello poter vivere nel rispetto di un'istituzione laica che forma e che genera comunque alla convivialità, all'ascolto, all'inclusione. Saper essere anche forti nel dare un messaggio di luce, di speranza di cui tante famiglie davvero hanno bisogno. Ed è bello vedere negli occhi soprattutto dei genitori e dei nonni quello stupore che i ragazzi ci sanno trasmettere.